e non è come affrontare qualsiasi altra presentazione. A me proprio ieri sera, pensando a quello che avrei dovuto dire, è venuto in mente un episodio che risale al 17 marzo del 2011, cioè il giorno in cui si è celebrato il 150enario dell'Unità d'Italia. Quel giorno, mentre sventolavano bandiere da tutti i balconi e mentre si sentiva l'inno nazionale suonare da tutte le case, persino dalla mia, io mi trovavo da sola a Savona e, essendo sola in mezzo a tante bandiere, a tanti inni nazionali, a tanto inno nazionale, mi sono interrogata sul mio senso di italianità, sul mio senso di identità nazionale. Era qualcosa alla quale non avevo mai pensato, perché negli anni miei della scuola, negli anni della giovinezza, ero una ragazzina che contestava tutto, che non credeva in certe cose. Avevo un padre che aveva vissuto gli anni del fascismo e che quindi insisteva su quanto fosse importante invece il senso di unità nazionale, il fatto che vivessimo in una repubblica, che questa repubblica era nata sul sacrificio di molte persone. Io non lo capivo allora, forse era normale che non lo capissi. Ma quel giorno, interrogandomi, decisi di scrivere una pagina, dedicandola a mio padre, sul perché io sono italiana, cosa mi fa sentire italiana. Ci ho ripensato proprio ieri sera, pensando di presentare Giancarlo De Cataldo. Perché ci ho pensato? Perché questo libro, che si intitola Il combattente, come si diventa Sandro Pertini, come si diventa Pertini, e che emblematicamente si trova in una collana che recita l'editore Altri Eroi, è un libro che non parla soltanto di Pertini, ma parla anche e soprattutto sul piano narrativo di padri e di figli, di rapporti tra i padri e i figli. Perché Pertini, al di là delle definizioni, e credo che appunto sulla definizione di Sandro Pertini torneremo molto presto, torneremo nel corso di questa discussione, e l'assetto narrativo del libro ha sempre come fil rouge un doppio binario, cioè il rapporto di noi figli di questo grande combattente, figlio di questo padre della patria, che De Cataldo assume in parte come un padre putativo, ne parla come un padre putativo, e dall'altra parte il rapporto di De Cataldo con suo figlio, con le domande che suo figlio gli pone, con il fatto che suo figlio di Pertini sa poco o nulla, e come lui deve spiegare a suo figlio quello che sta facendo sulla figura di quest'uomo. Perché c'è un perché? Perché la saggistica è, in questo caso, una saggistica molto particolare, una saggistica documentaria, ed è una saggistica con un aspetto narrativo molto bello, molto forte e molto godibile. È un libro che si legge con estrema facilità e in maniera estremamente anche avvincente, ci avvince, ci prende, ci infila dentro. Un saggio, secondo me, è veramente un grande saggio quando ti dà l'impressione che l'autore che lo ha scritto stia un po' parlando di se stesso. Non nel senso che De Cataldo parla direttamente di sé, ma parla anche di sé, non solo attraverso il rapporto con la paternità, ma parla delle cose in cui crede. E le cose in cui crede sono state incarnate dalla figura di Sandro Pertini. Quindi io gli chiedo adesso, da che parte cominciare, visto che il problema dell'inizio è un problema che ti poni all'interno del libro, perché il libro nasce dal fatto che si doveva fare un film su Sandro Pertini, una fiction anzi, su Sandro Pertini. A pagina 11 ci sono una serie di definizioni, è sulle proscritto condannato a morte socialista. Ma io ti chiedo, chi è Pertini oggi? Per molti è ancora soltanto il presidente dei mondiali dell'82? Ma intanto buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Io sono particolarmente commosso e anche un po' emozionato di essere proprio nei luoghi di Pertini, ma anche qui a Priamar, nei luoghi di Mazzini. Negli ultimi anni, diciamo, ho aumentato la mia frequentazione con le figure nobili della patria, e scatenando a volte anche delle ironie, diciamo, tra amici, conoscenti, anche le perplessità nei lettori, ma insomma l'ho fatto perché penso che sia fondamentale e necessario riallacciarsi a una tradizione, studiarla per comprendere il presente. Questa è un po' la mia ossessione, che si unisce a un'altra ossessione, quella di raccontare il presente a chi sta, diciamo, perdendo progressivamente o ha del tutto definitivamente perso la memoria storica del nostro, tu dicevi, del nostro essere italiani.
io direi ancora di più, cioè della fondazione di una nazione, delle premesse intorno alle quali Mazzini per esempio avrebbe voluto o immaginava la fondazione dell'Italia, e di tutte le distorsioni che si sono stratificate, accumulate in questi 160 anni, 150 anni di storia comune del nostro paese, e che hanno condotto poi a una serie di problematiche che c'erano allora e che non sono ancora state risolte oggi, per esempio lo squilibrio tra nord e sud, la mancata integrazione culturale più che altro fra le due Italie e via dicendo. No, ma inizialmente dunque devo raccontare due episodi. Uno è un pranzo a Milano nel quale nasce l'idea del combattente, con Michele Rossi dell'RCS, Rizzoli, che dice: qual è l'eroe che tu racconteresti? E trattiene un attimo il fiato. E io, diciamo, d'amblè gli vado su Pertini, e lui finalmente dice: guarda, io temevo un santo, perché ormai voi uomini di sinistra, quando dovete richiamarvi a qualcuno, parlate o di un papa, o di un santo, di un mistico, di una monaca, perché, come se non aveste più un'eredità, o Berlinguer, perché su Berlinguer sta lavorando mezza cultura italiana, e quindi mi sarebbe dispiaciuto dirti di no, ma io, che invece sono figlio di socialisti e diciamo da ragazzo frequentavo quella tradizione culturale e politica, immediatamente avevo pensato a Pertini. Per cui questo libro è la storia, in realtà questo libro ne contiene tre. Uno è lo scheletro, l'ossatura è il tentativo di realizzare un film su Pertini, anzi non un film, uno sceneggiato. Perché quando nacque l'idea nel 2003-2004, e noi grazie alla Fondazione Sandro Pertini, diciamo all'allora dirigenza della Fondazione Sandro Pertini, cioè Mario Almerighi, andammo a parlare con la vedova di Pertini, con la signora Carla, e lei ci disse: ah, un film mai. Sandro ha lasciato detto che non si farà mai un film della mia vita. E con un inganno un po' benevolo, ma insomma concordato, le spiegammo che in realtà non era un film, ma uno sceneggiato, quello che avremmo voluto realizzare. E allora lei disse, parlava Almerighi, lei disse a me: tu devi essere un meridionale di quelli furbacchioni. Premessa, mi ero premurato di far preparare a mia moglie una crostata, sapevo che la signora era abbastanza golosa, e quindi insomma estorcemmo, ma in modo assolutamente affettuoso, questa autorizzazione a procedere a scrivere uno sceneggiato. Man mano che si veniva costruendo questo sceneggiato, i nostri committenti, cioè produttori e network, si rendevano conto che non puoi raccontare soltanto un anziano signore che si alza durante la finale dei mondiali, si abbottona la giacca, sembra quasi perdere l'equilibrio e dice al suo interlocutore: non ci prendono più, quando l'Italia sta 3-0 sulla Germania, e a fianco c'è il re di Spagna che abbozza e però insomma è costretto a fargli i complimenti, perché dopo tutto è re, da qui la leggenda di re Juan Carlos allevato da Pertini, l'idea del socialismo. Ve lo dico subito, è una balla, c'entra assolutamente niente né con la storia di Pertini né con la storia del re di Francia, per fortuna di tutti e due, diciamo. Man mano che si va avanti nella costruzione di questo progetto, questi signori si rendono conto che bisogna parlare di cose imbarazzanti, bisogna parlare per esempio della prima guerra mondiale, che Pertini combatte pur essendo pacifista, quindi anti-interventista, e siccome Pertini le cose non le faceva mai a metà, ma le faceva fino in fondo, la combatte e si becca una medaglia. Medaglia però non gli danno, perché nel frattempo lui, socialista, è entrato in urto con il regime fascista. Gliela daranno tanti anni dopo questa medaglia, e lui a un certo punto, con un gesto dei suoi tipici, dirà: va bene, allora me la date però quando non sono più Presidente della Repubblica, così non si potrà dire che me l'avete data. Bisognava parlare del carcere, e allora lì ti dicevano: però il fascismo, tutte queste camicie nere, ma se tu racconti il fascismo sembra un racconto di parte. Non c'era un fascista buono, sì, il fratello Pippo, però muore di crepacuore quando Sandro Pertini va in carcere. Il carcere, il carcere è triste, limitiamolo al minimo. Il confino, ecco, il confino forse si può raccontare, perché in fondo stavano all'aria aperta, in una bella isola, insomma, potevano camminare, passeggiavano, magari nascevano anche degli amori tra i confinati e via dicendo. La resistenza, la fuga da Regina Celi, fuga? Come fuga? Perché era stato in prigione e via dicendo. Cioè, si capiva che quello stesso deficit di memoria storica che loro, diciamo, il network imputava al suo pubblico, la frase è: il pubblico non capirebbe,
pubblico non capisce. Il nostro pubblico non va oltre 20 anni. 20 anni indietro è già un'era geologica diversa per loro, è impossibile raccontarglielo, e via dicendo. Insomma, è un progetto che è morto quando ci hanno chiesto di raccontare Pertini impegnato nella lotta contro il terrorismo. Va benissimo, come Presidente della Repubblica, come garante dell'unità nazionale, come uomo che si rivolgeva con tono anche ruvido, non solo e non tanto a chi stava dalla parte dello Stato, ma anche a chi aveva una qualche compiacenza nei confronti della lotta armata, e di cui lui fu interlocutore fino in fondo, anche se nelle sue posizioni intransigenti. Bene, quando ci chiedono, diciamo, ci immaginano una scena in cui Pertini con l'elmetto e il mitra fa irruzione in un covo brigatista, magari insieme a Dalla Chiesa, che ci mettiamo pure lui, che pure quella è, allora abbiamo detto no, non è possibile. Il secondo libro è il racconto di come mio figlio fosse incuriosito, allora tredicenne, mentre io stavo lavorando sul film su Pertini, e quindi le domande che mi faceva, le questioni anche imbarazzanti che mi poneva, ma come lui è pacifista, scrive delle cose durissime contro la guerra e poi spara, combatte, rientra in Italia perché vuole organizzare un attentato all'altro, per organizzare un attentato a Mussolini, è tra i più strenui assertori della necessità di condannare, di processare e condannare a morte Mussolini, e pronuncia discorsi incendiari come quello di Genova del 1960, e questo è un secondo libro. Il terzo libro naturalmente è l'architrave di tutto, è la biografia avventurosa al di là di ogni dire di Sandro Pertini, e alcuni particolari della quale noi cominciamo a conoscere soltanto dopo la morte, per esempio le sue quando noi ci imbattemmo nella vita sentimentale di Pertini prima del suo matrimonio con la signora Carla, trovammo un muro, cioè questa cosa qui non si deve raccontare perché non esiste, ci diceva la Carla, non è mai esistita nessun'altra donna. Non era proprio così, l'uomo non era, diciamo, alieno dal subire il fascino femminile, apparteneva anche a una generazione in cui un'espressione come politicamente corretto era inesistente, insomma era molto di là da venire, quindi se aveva qualcosa da dire, se aveva anche un apprezzamento da fare una donna lo faceva, cioè, era quel tempo, era quell'uomo. E alla fine di tutto a me è rimasta una grande, sono rimaste due grandi domande di fondo che ho, diciamo, accennato qui e là nel libro per affrontarle poi soltanto nel finale. La prima e che francamente non sono riuscito a spiegare neanche a me stesso, il grande fascino che ha esercitato sempre su di me Sandro Pertini, forse un fascino che ha radici nella storia di mio padre, mio padre era un giovane socialista pugliese e lo è rimasto per tutta la vita, maledicendo il Partito Socialista, le sue divisioni, la tendenza ad allungare le mani che purtroppo ha portato poi alla dissoluzione di quel grande partito. L'Italia è l'unico grande paese europeo che non ha un partito socialista, il suo spazio è stato occupato da altre forze, legittimamente, giustamente, ma non era quella cosa, e se ne è sentita molto la mancanza a un certo punto. E la seconda domanda è, la seconda questione irrisolta, io pongo nel finale come in una sorta di dialogo immaginario con il presidente Pertini, è se non gli sia mai venuta in mente l'idea di essere stato usato come una sorta di foglia di fico sulle magagne della democrazia, perché vedete lui, questo libro comincia nel 1974 con la visita dei tre pretori d'assalto a Pertini, presidente della Camera, vengono ricevuti in gran segreto, Pertini li porta nel locale lavanderia perché il rumore delle lavatrici copra ciò che si stanno dicendo, sa di essere spiato. Beh, i pretori pensano, anzi me l'hanno raccontato, a una specie di precauzione esagerata da vecchio partigiano, siamo in democrazia, nel 1974 non è ancora esploso il terrorismo, c'è stata Piazza Fontana ma è considerato, diciamo, non abbiamo ancora le Brigate Rosse, sì. Allora perché tutte queste precauzioni, siamo dunque a questo? E quando loro gli dicono guardi che in questi episodi di corruzione è coinvolto anche il Partito Socialista, Pertini prima si commuove, piange, una lacrima secca, nel senso che si leva gli occhiali, si pulisce, piange e gli dice andate avanti senza pietà e senza avere riguardo per nessuno. Beh, rendetevi conto, cioè un'alta carica istituzionale con un luminoso passato politico che dice a dei giovani magistrati andate avanti senza pietà anche contro i miei,
Io credo di non aver mai più sentito parole del genere da nessuna alta carica dello Stato negli ultimi 40 anni, salvo rarissime eccezioni, ma in genere erano all'opposizione. E così comincia il libro, ma finisce ricordando su quell'episodio una lunga intervista molto bella di Pertini a Nanta a Salvalaggio. Salvalaggio io lo conobbi poi quando era molto anziano, non era proprio un uomo di sinistra, anzi era completamente da un'altra parte, ma come spesso era accaduto a Pertini, lui era capace di avere delle relazioni eccellenti anche con persone molto diverse da lui, che stavano sull'altra sponda. Questo naturalmente in tempo di pace e dopo che la resistenza aveva vinto. Perché la cosa che non dovremmo mai dimenticare, specialmente il 25 aprile, è che quando si parla di riconciliazione, di memoria condivisa sulla storia, è che se avessero vinto quegli altri, noi qui saremmo tutti con la divisa e questo discorso non lo potremmo fare. Cioè, immagino proprio che saremmo da un'altra parte o in qualche prigione. Chiusa la parentesi, cosa succede? Succede che Pertini dice: se qualcuno si azzarda a bloccare questa inchiesta, questa indagine, io mi dimetto immediatamente. Bene, l'inchiesta fu bloccata. Quel processo sullo scandalo dei petroli finì con la commissione parlamentare d'inchiesta che mandò tutti assolti e i più zozzi prescritti, inaugurando quel costume della prescrizione che poi ci ha accompagnato in tutti gli anni a venire. Però Pertini non si dimise e continuò la sua carriera politica fino a diventare Presidente della Repubblica. Allora questa è una domanda che a me è rimasta assolutamente irrisolta, alla quale forse posso abbozzare un tentativo di risposta, che è quello della strategia di riduzione del danno. Comunque io, come figura di garanzia, posso arrivare fino a un certo punto, nella consapevolezza che la politica è arte di mediazione, che non esiste la Gerusalemme celeste, ciò di cui ci dobbiamo accontentare è di rendere vivibile questa Gerusalemme terrestre nella quale tutti ci agitiamo, e questo è il motivo per il quale, pur restando me stesso, io non getto la spugna e sono combattente fino alla fine. Ma non so se questa interpretazione sia reale. Questa interpretazione potrebbe essere sicuramente reale e ha a che fare con quella cosa della quale parli spesso nel libro, è che formati. E anche in questo caso ritorno a una frase che dici a proposito del rapporto con tuo figlio, no? La coscienza critica, quando l'hai messa in moto, non c'è più modo di fermarla. Che ad un certo punto le critiche di tuo figlio si fanno pressanti rispetto a tutte le dinamiche delle scelte di Pertini che lui non riesce a capire a fronte degli insegnamenti che tu gli hai dato. E a proposito di memoria storica, per esempio, personalmente all'interno di questo libro io ti sono molto grata per aver citato e sottolineato l'importanza anche degli effetti che ebbe in Italia il golpe dell'11 settembre del 73 del Cile. È una cosa che viene molto spesso dimenticata. Se non ci fosse stata quella roba lì, non ci sarebbe stato il compromesso tentativo di compromesso, sì, storico e tutto quello che segue. Quindi a questo punto tu incontrerai delle scolaresche adesso, e a proposito del fare i conti con la storia e del parlare di fare i conti con la storia con i giovani, come hai fatto con tuo figlio eccetera, cosa pensi davvero che ai ragazzi oggi possa essere trasmesso della figura di Sandro Pertini? Dunque, fammi prima fare un accenno all'11 settembre, sì, 73, questo 11 settembre che è una data che ritorna in modo quasi sinistro, no? Sì, quasi cabalistico, cioè come se fosse una maledizione su quel giorno. E io avevo 17 anni e credo che quella che organizzammo fu una delle pochissime manifestazioni alle quali io poi avrei partecipato nel corso della mia vita. E poi quando andai a lavorare a Roma, a studiare a Roma dall'anno dopo, c'era una rete di solidarietà molto forte, cioè arrivavano i profughi cileni. Io ricordo di aver ospitato a casa mia un poeta argentino, tra l'altro, che era scappato, che era condannato a morte dall'Argentina, e uno scrittore cileno che poi trovò lavoro come portiere in un appartamento, perché era questo, era la lezione, sì, dell'immigrazione. E quando per me parlare di Pertini alle scolaresche domani in Veneto sarà, diciamo, una prima assoluta. Io ho parlato spesso a studenti, abbiamo avuto spesso degli incontri. La difficoltà fondamentale è agganciare l'attenzione di un ragazzo,
la chiave che poi ha riportato mio figlio a interessarsi alla figura di Pertini è stato Paz. Esatto. Sono state le vignette di Paz, quando sono, erano passati anni da quando io stavo scrivendo, stavo pensando a questo film. E quando poi l'anno scorso ho ricominciato a rioccuparmi di Sandro Pertini, a riscrivere questo libro, mio figlio a un certo punto mi ha sorpreso perché ha bussato alla mia stanza, è entrato con una bellissima edizione di un vecchio numero di Frigidaire con una copertina di Paz, cioè erano proprio le avventure di Paz e Pert, e mi ha detto questo è lui, no? Forte, sì. Cioè, comunque è rimasto qualcosa, voglio dire, non bisogna chiedere troppo a dei ragazzi che sono nati, cioè, quando Pertini muore sono arrivati in Italia i primi telefoni cellulari, adesso sono così, allora erano delle borse così con un filo, il computer che noi ormai usiamo quotidianamente da smartphone, tablet eccetera, i computer allora erano soltanto da tavolo, i primi portatili sarebbero arrivati nel 92-93 e ancora esistevano i floppy disk, ma ancora nelle strutture pubbliche, per esempio nelle grandi aziende private, si usavano le schede perforate. Cioè, è un altro mondo, è completamente, assolutamente un altro mondo. Se io devo cercare di spiegare a una scolaresco, a mio figlio, a chi che sia, che cos'è la lotta armata, che cos'è la resistenza, quando è una potenza straniera che ti occupa, quando sei seduto in una classe e arriva un signore con un uniforme e dice tu come ti chiami Elia, tu come ti chiami Rebecca, tu Esther, venite con noi, dice perché? Perché siete ebrei, e questi spariscono dalla tua vita, spariscono dalla tua... Se vuoi spiegargli queste cose devi cercare un aggancio con la realtà quotidiana che loro vivono, devi cercare di attrarli in questo modo, cercare di spiegargli che quello che vedono quotidianamente, che per loro è una magica scoperta o un segnale mitico che viene dall'America, in realtà si può inserire in una tradizione e si può leggere in chiave storica. Vi faccio un esempio, quel film di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria, immagina che lo Stato Maggiore nazista sia sterminato in un cinema che qualcuno fa esplodere. Bene, quel progetto lì ce l'aveva Sandro Pertini nel 1943 nella Roma occupata dai nazisti, perché la sua idea di lotta gappista non era l'attentato di Via Rasella, che Pertini criticò piuttosto aspramente temendone le conseguenze, cioè sapendo come dire, che c'è, non per ragioni morali, perché quando fai la lotta armata non ti pone le ragioni morali, stai combattendo per liberare il tuo paese dal nemico, punto, e non si possono fare dei discorsi morali, questo è un passaggio molto difficile da spiegare, ma è un passaggio necessario. La sua idea era quella, ci sarà un raduno di gerarchi fascisti e ospiti nazisti, tra cui alcune figure importanti, da Kesselring a Kappler a Priebke, tutti dentro il Cinema Teatro Adriano. Noi raduniamo tutti gli uomini che abbiamo su Roma, sbarriamo le porte, entriamo e spariamo, buttiamo le granate e quello che succede succede, magari li facciamo pure saltare in aria tutti quanti. Siamo veramente ai confini di una sanguinarietà che, ecco, però tu puoi spiegare a un ragazzo dicendogli, vedi, come fanno in Bastardi senza gloria? Si liberano del nemico tutti in una volta, ma perché? Perché quel nemico è efferato, sta perdendo i contorni dell'umanità e per quello tu lo puoi combattere in questo modo. È un crinale pericolosissimo, difficilissimo, un crinale che Pertini aveva ben presente quando gli facevano il paragone tra terrorismo e resistenza, che era una cosa che lo faceva imbestialire, no? Cioè nella resistenza avevamo un sistema di valori e un popolo che, un popolo in armi che combatteva contro un invasore e una dittatura, oggi siamo in democrazia e nella democrazia la lotta si fa con altri strumenti, non con il piombo, e anche questo è difficile da spiegare. Ma infatti ci sono due frasi che hanno anche, una anche molto a che fare con il colpo di Stato cileno, con la caduta di Allende. La prima che mi è piaciuta molto è: la tirannia è una condizione di emergenza che rende giustificabili azioni in altri contesti vietate. Ed è, credo, l'unico modo, no? Per spiegare a un giovane una cosa del genere, con tutti i distinguo che poi si devono fare. L'altra è: i dittatori possono andare al potere con un voto, ma non sarà mai un voto a cacciarli da lì. Anche questo mi ha fatto ripensare al Cile, perché mi ha fatto ripensare invece poi al... Famoso referendum per il no, che è una condizione che non cacciò esattamente Pinochet, ma diciamo
che aprì i cileni alla speranza. Cioè, noi abbiamo una pericolosa tendenza, queste frasi si giustificano così, anche tutta la dialettica che ho con mio figlio, ma anche la dialettica che ho col lettore nel libro, si giustificano a mio avviso così. C'è una pericolosissima tendenza che noi abbiamo nel mondo contemporaneo, e che a me, giurista, quindi abituato a ragionare sul relativo della storia, sulla costruzione storica degli istituti giuridici, dei codici e delle leggi, che non sono astratte o in mente dei, al di fuori di alcuni principi base accettati da tutta la comunità internazionale, per il resto l'atteggiarsi positivo delle norme, per usare un linguaggio giuridico, è figlio della storia. E la storia, direbbero detto i vetero marxisti, è figlia dei rapporti di forza, ma non esclusivamente nel campo del diritto. Cordero ha scritto delle cose bellissime a riguardo. Ma dicevo, c'è una tendenza pericolosissima a una sorta di metafisica del principio astratto, una categorizzazione assolutamente metafisica. Cioè, dire oggi che è stato è mostruoso processare con un tribunale speciale e condannare a morte un dittatore significa cancellare 70 anni di storia, 80 anni di storia. Quegli anni non si possono cancellare, non si possono cancellare perché nessuno di noi era in quelle condizioni. I giuristi hanno una risposta anche per questo, no? Quando noi ci troviamo in un caso particolarmente complesso di diritto penale e dobbiamo capire se una persona ha agito in stato di legittima difesa o non, dobbiamo operare un giudizio, si dice, ex ante, cioè dobbiamo ritornare e dobbiamo cercare di calarci nelle condizioni di quel contesto e di quel tempo. Non possiamo giudicare, come dicevano sempre i giuristi romani, frigido pacatoque animo, cioè oggi noi siamo tranquilli e diciamo, beh, si sarebbe potuto. Lì stiamo parlando di tempi in cui, non so, i nazisti ti arrivavano in casa, domandavano ai fratelli Cervi dove sono le armi dei partigiani, quelli non rispondevano e sotto gli occhi del padre e della madre ammazzavano 7 giovani. Sono cose che se tu racconti a un ragazzo di oggi, caspita se non gli arrivano, ma gli arrivano quelle memorie, gli arrivano quelle testimonianze, gli arriva quel racconto. Poi c'è una critica di fondo che si può fare, che io accetto fino in fondo, cioè arriva più una fiction che una storia, arriva più un grande eroe, appunto un altro eroe, che non una rigorosa analisi dei meccanismi storici che presiedono allo sviluppo, eccetera eccetera eccetera. Cioè, in sostanza, arriva lo spettacolo più dell'accademia. Però la risposta è, se questo è il tempo, se questo è il nostro tempo, non è che disprezzando l'uno si rivaluta l'altra, si perdono semplicemente tutte e due, quindi si perde la memoria. Sicuramente. A proposito sempre di memoria, il crinale è a volte pericoloso, quello che divide la memoria dalla nostalgia. All'interno del libro ci sono dei momenti in cui sarebbe quasi normale lasciarsi andare a una sorta di nostalgia storica, a guardare le cose più con il cuore che con la razionalità. Come ti sei protetto dalle nostalgie e dall'amore per la figura di Pertini? No, non mi sono protetto, ho cercato di lottare, cioè, insomma, alla fine, a parte quella critica storico-politica finale, quella di cui parlavamo prima, no? Sul ruolo istituzionale che para un momento di crisi della democrazia e prolunga la prima repubblica. Pertini di fatto è stato l'architrave sulla quale si è prolungata una prima repubblica che appariva già agonizzante alla fine degli anni 70. Beh, a parte quello, non sono riuscito a trovare, non ho trovato un disaccordo tra la figura pubblica e il fascino anche evocato dalla figura privata. Cioè, riuscivo a spiegarmi tutto, me lo sono spiegato sotto il segno di una coerenza che appartiene sia ad altri tempi. Cioè, chi avrebbe osato criticare Pertini se fosse intervenuto per far avere alla sorella la pensione di guerra, non a danno di qualcun altro che ne aveva diritto, ma perché aveva già maturato il diritto, ma la burocrazia ne ritardava l'assegnazione? Nessuno. Lo facciamo tutti quanti. Se a me viene segnalato il ritardo enorme di un processo in cui ci sono interessi sostanziali, io mi attivo perché quel processo venga
condotto a termine. Abbiamo avuto ministri della Repubblica che si sono spesi in prima persona per detenuti eccellenti e nessuno ha abbattuto ciglio. No, per cui non si può neanche vivere di rimpianto di un tempo, di una stagione. Anche lì bisogna storicizzare, cioè capisci, comprendi, ed è un mondo. Allora, io ho quasi 60 anni, quindi posso dire purtroppo un altro mondo. A mio figlio, che ne ha 21, posso soltanto dire: nel mondo nel quale tu vivi, cerca di dire il meno possibile purtroppo, ma tieni conto che c'è stato anche quell'altro mondo. Già mi basta. A proposito però del tuo rapporto con Pertini, una cosa da dire su questo ce l'ho. Tu sei anche un personaggio noto al grandissimo pubblico perché sei uno dei giudici di Masterpiece, un programma per il quale io credo che chiunque ama i libri non ringrazierà mai abbastanza chi ha deciso di farlo, perché perché di libri più si parla e meglio è. C'è una pagina, ad un certo punto parli anche di Pertini scrittore, perché c'è una pagina che è una pagina di testimonianza diretta di Pertini e che riguarda la fuga di Turati, una pagina della quale anzi mi farebbe molto piacere che tu guardassi. Questa pagina la riporti praticamente integralmente, scritta da Pertini, e ovviamente noi lettori del Novecento, noi che ci siamo fatti le ossa seguendo Masterpiece, rinveniamo un minimo di retorica. Ah, senz'altro, ma la retorica. E tu dici: ma ci sta bene, ma ci sta benissimo. Ma allora, ci sta bene, ma è la prendo in modo trasversale. Pertini a un certo punto disse in un famoso messaggio televisivo: ma i giovani napoletani, basta la pizza, la chitarra, un po' di sole, sono giovani e allegri, cioè, e tutti noi pensammo, io per primo, ma è veramente rincoglionito, scusate, perché insomma, ma come ti viene in mente quando c'è Cutolo, la camorra e il terremoto di parlare di queste cose, cioè. Ora, in realtà, quando io nello scrivere questo libro ho incontrato il generale Ferrara, che era stato consulente militare di Pertini a 94 anni, ancora vivo, attivissimo, perché quelli che sono sopravvissuti alla resistenza hanno una tempra, ragazzi, veramente invidiabile, cioè se hanno scampato le pallottole dei tedeschi, hanno una veramente, sono tosti. Un altro è Claudio Cianca, ha 101 anni, ha detto: io voglio campare comunque un giorno più di Prib, che adesso è a oltre un anno, quindi insomma io gli auguro lunghissima vita, ancora lucidissimo, insomma, sapete, zio Claudio, che non voleva parlare con me perché sono giudice di un attentato fatto 70 anni prima, e la nipote gli spiegava: guarda che ormai, cioè, di lui ti puoi fidare, non lo so, dopo tutto sempre giudice, poi insomma giudice, ma non lo so. E poi scrittore, peggio mi sento. E insomma, il generale Ferrara mi ha raccontato che Pertini aveva una passione personale per i napoletani, cioè quando vedeva dei napoletani gli veniva voglia di ballare, di cantare, di fare casino, cioè era la mia gioventù che riviveva, dice Pertini al generale Ferrara. Per cui si trovano un giorno in Alaska, ad Anchorage, in un viaggio di Stato. Alaska, non so se voi ci siete stati, è un posto meraviglioso, molto, molto strano, molto singolare, dove insomma già d'estate bisogna portare il giaccone e il maglione, che è ottimo se ci andate d'estate, ma d'inverno. E insomma Pertini acchiappa questo generale di Ischia, quindi napoletano di mare, e dice: andiamo a fare una passeggiata. Dice: presidente, una passeggiata, costo freddo, ce ne possiamo stare in albergo? Non mi deluda, si muova, e altri epiteti, insomma, muoviti. Cammina, trovano un'insegna Pizzeria Italia, ad Anchorage. È proprio vero che noi italiani siamo meravigliosi. E Pertini fa: generale, scommettiamo che ci sono dei napoletani? C'erano dei napoletani. Allora, ballano, mangiano, bevono, tutto il seguito dice: ma dove è finito il presidente, il generale, che succede? Quelli stavano mangiando la pizza in Alaska con i napoletani. Ora, il senso di questo racconto sulla retorica qual è? Il parlare direttamente, il cercare di parlare con i propri strumenti direttamente al cuore, saltando le mediazioni più colte. Allora magari noi, diciamo, borghesi, noi giovani acculturati di quegli anni che lavoravamo nelle radio, che eravamo nei movimenti, che studiavamo all'università, storciamo il naso. In un basso di Napoli quel messaggio arriva. Allora, ancora una volta la domanda, lasciatemelo dire, uno dei motivi più
una delle critiche più ricorrenti che io ho sentito sempre rivolgere alla sinistra, da gente che o era o non era di sinistra, o comunque ci si trovava a disagio, che avrebbe anche potuto coltivare dell'idealità, era questo intollerabile snobismo. E questa tragica incapacità di comunicare, questo porsi sempre ex cattedra, che allontanava poi chi? Il popolo. Perché da un lato è facile, diciamo, blandire e sedurre il popolo come ha sempre fatto il populismo di destra, festa, farina e forca, dall'altro lato è maledettamente difficile trovare un canale, un aggancio. In questo io riconosco a Pertini una specie di trasporto estetico verso la classe operaia. C'è un episodio bellissimo, è quello di Gramsci che porta Toscanini a suonare per gli operai di Torino, e Toscanini, che parte da una posizione, da una premessa che oggi culturalmente tutta l'Italia condividerebbe, cioè, ma cosa gli dai agli operai? La Traviata. Gli operai gli devi dare Festival Bar, se va bene. Invece lui gli dà la Traviata e gli operai sono entusiasti. Ragazzi, io sono uno che si è fidanzato a una festa dell'Unità qualche anno fa con quella signora che è lì, mangiando il polipo alla Luciana preparato da dei volontari. Ecco, quel mondo lì mi manca, dannazione, devo confessare che quel mondo lì mi manca. A proposito, ultimissima cosa, il motoscafo Ocean 330 che Adriano Olivetti compra da un ricco e avaro signore genovese che si chiamava Spirito, che era fascistissimo, e Olivetti gli spiega che serve per la pesca d'altura, in realtà servirà a far scappare Turati, parte da qua, da un molo che adesso non c'è più, il molo della Lanterna qui alla Darsena di Savona, e quindi, insomma, immaginate uno che torna, cioè, era proprio qui. Bello. Senti, a proposito del rapporto di fiction non fiction, perché in fondo è la narrazione della fuga di Turati è un modo di fare fiction, di raccontare, di fare fiction da parte di Sandro Pertini. Certo che lo è. Assolutamente, infatti ci siamo interrogati sulla sua eventuale retorica. E qual è invece il tuo rapporto in questo libro, in generale con la verità storica? E mi riferisco in particolare a quell'episodio dello sguardo tra i due fratelli, tra Pertini e suo fratello, che ha tanto messo in crisi tuo figlio. Sì, perché lui ha detto: ma sei un bugiardo. Ma sei un bugiardo. Sì, è vero. Allora, anche lì il crinale è molto sottile. Pertini ha un fratello fascista, che non era uno particolarmente cattivo, era un ufficiale reduce dalla guerra. Un giorno gli operai lo insultano perché porta la divisa e lui dice: tragico errore, no? Perché che diavolo c'entra uno che ha combattuto e che 2 anni dopo viene considerato un niente, una caccola, perché porta una divisa? Insomma, allora passa dall'altra parte. I due fratelli per anni non si parlano. Noi avevamo immaginato una scena in cui perché coincidenza storica vuole, nella realtà, che la sera in cui Pertini favorisce, collabora alla fuga di Turati, Pertini che tra l'altro soffriva il mal di mare, quindi era lì che durante questo viaggio avventuroso verso la Corsica un po' cantava l'Internazionale, un po' vomitava, e gli dicevano: stai un po' Sandro, stai calmo, cioè deciditi, riposati un attimo. Appena si sentiva un po' meglio urlava, e poi insomma via, faceva parte del carattere. Nella stessa serata, mentre loro stanno cercando di scappare sotto il naso dei fascisti, il fratello viene nominato, credo, podestà di Stella o qualcosa di simile, o presidente di federale, insomma, da qualche parte. Quindi abbiamo immaginato un passaggio in cui i due fratelli si guardano, si scambiano un'occhiata e vanno via. Chiaro, cinema americano. Però di grande efficacia questa scena. C'era quel vecchio film L'uomo che uccise Liberty Valance, un film storico, un bellissimo western del 59 mi pare che fosse, in cui un giornalista ricostruisce la storia di un eroe del West e a un certo punto scopre che la leggenda non corrisponde alla realtà. E che faccio? Dice lui, che scrivo? Di come è andata veramente o di come tutti vogliono che sia andata? E il suo anziano mentore gli dice questa frase mitica: print the legend, stampa la leggenda, perché in fondo della realtà noi dobbiamo estrarre un succo, una metafora, altrimenti io avrei scritto una biografia di Pertini. Ma siccome c'è un vostro conterraneo che si chiama Andrea Gandolfo, che ne ha scritte 2 eccellenti di biografia di Pertini, Il giovane Pertini e Gli anni della politica, non c'era bisogno di aggiungerne un'altra, che sarebbe venuta sicuramente peggio. Questo è un libro
narrativo e il mio rapporto con Pertini. Sicuramente. Io prima di lasciare la parola a chi ci sta ascoltando ti chiederei un'ultima cosa. Oggi non hai passato moltissimo tempo a Savona, però siamo stati a Stella, nella casa natale di Savona, e hai incontrato un certo numero di discendenti di Pertini. Vabbè, ma sono esagerato. Due, però insomma, cioè, ci sono, sono presenti. Volevo sapere se sei già nelle condizioni, così se hai un'impressione da poterci restituire. Che impressione ti sei fatto della Savona di oggi in rapporto con la Savona che hai imparato attraverso le guardate, Pertini? Allora, io sono nato a Taranto. Taranto è la città dell'Ilva, la città meridionale che ha avuto la più grande acciaieria e che ha il porto. Pertini si fa le ossa nelle lotte operaie all'Ilva nel 1920. Sì. L'Ilva era sul porto, era qua. Quindi già questo, come dire, liguri e pugliesi, noi abbiamo qualcosa che ci accomuna, che è il vento, specialmente con i genovesi. Loro lo chiamano Maccaia, noi lo chiamiamo Scirocco, ma è assolutamente la stessa roba che ti massacra quando accade. Infatti non è prudente trovarsi in mezzo a una sciroccata o una maccaiata, ammesso che si dica così. C'è una parte dedicata, io sono arrivato diciamo all'atere di Pertini, o anche sono sempre stato molto affascinato dalla figura di Giuseppe Mazzini. Ecco, lì forse un giorno, quando sarò completamente vecchio, vorrò fare un libro a mie spese, perché non esisterà un editore al mondo disposto, un romanzo su Giuseppe Mazzini lo voglio scrivere. Vedo già che qualcuno lì nel fondo dice no, ancora Mazzini, basta, eccetera. La caratteristica comune è questo essere liguri. Io non so, lo scrivo a un certo punto, mi piace, sono voi liguri siete misteriosi, io non vi capisco fino in fondo, però mi incuriosite molto, devo dire. Non è un caso, no? Cioè, l'unica regione del nord che non ha avuto la Lega qua è la Liguria, anche nel periodo più forte, eccetera. Quando Napoleone libera l'Italia, Genova si oppone, no, noi non vogliamo essere liberati, noi siamo indipendenti, siamo genovesi, siamo la Repubblica. Il generale La Marmora, un minuto prima di dare manforte a Carlo Alberto per conquistare l'Italia, per liberare l'Italia, pensa bene di bombardare Genova, pagina nerissima della storia italiana. Allora ci deve essere qualcosa, non so, sarà il sale, saranno le acciughe, c'è sicuramente Garibaldi. Cioè, se voi andate a Nizza, per esempio, no? Nizza vecchia è una città ligure, no, è assolutamente una città ligure, che ha avuto, qualcuno dice la fortuna, qualcuno dice la sfortuna di essere francese. I nizzardi la considerano una fortuna, devo dire, per onestà, insomma, ma che comunque appartiene a un'unità geografica assolutamente percepibile, assolutamente tangibile. Ecco, io questa fettuccia di terra che voi avete ha prodotto, e qui non è retorica, poeti, navigatori, e non santi, ma grandi agitatori e grandi soldati, grandi combattenti. Grandi agitatori come quelli che dice un po' Ruffone, come dice Cianca di Pertini. Sì, sì, sì. No, ma quello c'è anche, anche mio padre, mio padre e alcuni miei zii fecero un pezzo di campagna, Pertini fece un pezzo di campagna elettorale al sud per convincere i contadini a votare per la Repubblica, sì, e non per la monarchia, e lo ricordano come un uomo perennemente agitato. Cioè, poi dice che l'agitazione fa male, insomma, non è detto. A quanto pare ci si campa benissimo e molto a lungo. Ci sono domande per Giancarlo De Cataldo? Non curiosità. Non sono obbligatorie, ma insomma, se ci sono, sono benvenute. Sì, due prego. Due mani. Non vorrei che fosse un atto di presunzione, però le consiglio un film sulla storia dell'Ilva savonese di un regista savonese, giovane regista savonese, che si intitola L'età del ferro di Diego Scarponi. Non so se lo conosce, non vorrei essere appunto presuntuoso nel consigliarle una... No, fa benissimo a farlo. Gliel'avevo consigliato stamattina perché l'ho trovato bellissimo io. Prego, Silvia. Volevo fare invece una domanda sulla narrativa. Da romanzo criminale a Pertini, passando per gli altri titoli, Giancarlo De Cataldo, come è cambiata e come cambia la struttura da un romanzo all'altro, da una storia all'altra?
da romanzo criminale a Pertini, passando per tutti gli altri libri, come cambia De Cataldo scrittore, la scrittura e la struttura narrativa. Beh, io ho sempre coltivato una produzione saggistica o semisaggistica, cioè il mio primo romanzo dell'89, Nero come il cuore, due anni dopo esce Minima criminalia e sono racconti dal carcere. Quindi se mi è possibile cerco di affiancare, di praticare tutte e due le scritture. No, la mia scrittura sicuramente è cambiata, cioè, io la sento maturata attraverso l'esperienza, attraverso la consapevolezza, e devo dire che forse, diciamo che con l'andare del tempo, il registro che mi sforzo di praticare sempre di più è quello dell'ironia, e quello che mi rimane più difficile da affrontare è quello della cupezza. Diciamo che invecchiando mi sono un po' più rasserenato, il che non vuol dire che uno perda l'indignazione o via dicendo, però sicuramente è questo, fondamentalmente è questo, cioè c'è, andando a rivedere anche cose scritte più indietro nel tempo, c'è sicuramente un filo costante, però c'è anche un'evoluzione. Adesso il problema più che altro riguarda le aspettative dei lettori, che si aspettano sempre il nuovo romanzo criminale, però da un lato, cioè, questo è legittimo, figuratevi, dall'altro lato lo scrittore ha anche desiderio di esplorare altre strade, cercare altre strade. Io ho nel cassetto un romanzo di fantascienza, ma lì veramente c'ho delle barricate contro, ho detto no, guarda, la fantascienza è un suicidio, lascia perdere, in Italia non si può fare, quindi ce l'ho lì. Pure a me piace tanto la fantascienza. Però anche con romanzo criminale hai avuto il tuo problema con tuo figlio, perché un problema morale, che ad un certo punto ha detto ti dovevi porre il problema. Sì, no, ma lui ha proprio detto, ma guarda che Roma è piena di imbecilli che fanno io sono il freddo, sono il libanese, eccetera. Io ho cercato di spiegargli che poi quelli veri, quelli cattivi, non li leggono i libri, per cui non c'hanno tempo da perdere. Mi sembra ottimo. C'era un'altra domanda, abbiamo visto Silvia. Ciao cara. Io mi volevo collegare al problema dell'Ilva, che il dramma che l'Ilva di Taranto ha vissuto oggi, l'Ilva di Savona lo ha vissuto tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, e Pertini appoggiò la lotta che gli operai da allora fecero. L'occupazione di fabbrica si protrasse per circa 6 mesi, l'Ilva aveva 5.000 dipendenti circa e poi c'era tutto l'indotto. Il documentario che lui segnalava all'altra persona è incompleto sulla parte dell'Ilva, purtroppo, perché ha sorvolato molto sul periodo bellico, sul come venivano organizzati gli scioperi, sull'attività di resistenza non violenta che gli operai condussero per tutto il tempo di guerra. E ancora nell'immediato dopoguerra si accenna ai sindacati e non si dice che essere sindacalista allora significava farlo dopo 8 ore in fabbrica con un metro di scelba alle spalle. Ecco, volevo precisare solo questo, grazie. Signora, sono così fuori moda queste cose. Quando qualcuno ti dice, diciamo, c'è una verità corrente, no? Ti dicono basta, vogliamo i sindacati fuori dai piedi. Per esempio, se voi venite a Roma e prendete un taxi, 9 tassisti romani su 10 vi diranno che i problemi della città dipendono dai sindacati. Non è che ci sia un grande motivo per dire questo, ma si dice, appartiene a al novero di quel patrimonio comune delle cose che vanno dette, un po' come nello sciocchezzario di Bouvard e Pécuchet, no? Cioè, ci sono delle cose che sono dette, i sindacati sono colpevoli. Allora ogni volta uno dovrebbe spiegare che cos'è un'organizzazione di una fabbrica se non c'è un sindacato, che cosa significa i diritti dei lavoratori e via dicendo. È paradossale, ma è un tema del quale si parla tanto oggi, il diritto del lavoro o il diritto al lavoro, ma intorno al quale ogni prospettiva, ogni significativa prospettiva di carattere storico, politico e anche giuridico è completamente annullata nella fase d'emergenza. Qui oggi a qualunque ragazzo tu dici ti do 800 euro per 6 mesi, vendimi tua madre e tua sorella, quello dice di sì,
perché la disperazione è arrivata a un punto tale che ci si aggrappa veramente a tutto. E allora noi che continuiamo a fare discorsi, dal mio punto di vista, però a questo punto dal punto di vista di giurista e di intellettuale, giusti, facciamo dei discorsi che rischiano di essere ingiusti e controproducenti dal punto di vista politico. Cioè ormai appariamo, cioè chi difende oggi il sindacato appare un esponente di un pensiero anacronistico. Cioè questa cosa non ha più senso. No, si dice, adesso vi rendete conto che richiamare i principi, cercare anche delle forme di mediazione estreme sui principi, no? Cioè è chiaro che una rigidità sindacale come quella degli anni 70 è improponibile oggi, ma anche la minima tutela dei diritti è come combattere contro l'intero spirito di un'epoca. Allora la domanda che dobbiamo porci è, qui veramente una domanda radicale, ma se la devono porre più i politici che non noi, che non facciamo quel mestiere, fino a che punto si può arrivare nel cedere sui principi? Anche Pertini accettava dei compromessi, ne ha accettati nel corso della sua esistenza, la politica è arte del compromesso, ma quale può essere il punto, quale può essere il limite? 5 proroghe dei contratti a termine sono meglio di 8? È una scommessa, io credo che sia anche dal punto di vista di chi le propone queste cose una scommessa. Mi è capitato di parlare con imprenditori che mi dicono, beh, ma io se mi formo un collaboratore poi non lo voglio perdere. Poi però mi è anche capitato di parlare con degli autentici figli di buona donna che più che perdere sfornano perdite in continuazione. È un problema veramente enorme. Qui in questo libro c'è, per dire, la figura di Adriano Olivetti. Io, andando indietro a memoria, un imprenditore progressista, quale poteva definirsi Adriano Olivetti in Italia, un altro, negli ultimi 100 anni di storia italiana, stento a trovarlo, veramente stento. E questo è un dannato problema. L'Ilva di Taranto, sa cosa c'è di imbarazzante in quella vicenda, in tutta la vicenda dell'esplodere dell'emergenza ecologica? Nessuno di noi, nessuno, si è mai posto il problema che l'acciaio è una lavorazione altamente inquinante e tossica, ma lo è a livello mondiale. Dirò di più, l'opinione pubblica mondiale è venuta a conoscenza di questo problema con l'esplosione di Bhopal, con la tragedia indiana di Bhopal. Bhopal è un'altra città sul mare con le fabbriche d'acciaio, potrebbe essere la gemella di Taranto o di Savona. Ecco, lì si è cominciato a dire le condizioni indiane. No, noi non possiamo permetterci condizioni di lavoro indiane e via dicendo. Per cui anche oggi a Taranto una battaglia per la salvaguardia del posto di lavoro e l'ammodernamento delle tecnologie è una battaglia impopolare. È una battaglia impopolare. Forse per questo nel documentario si sorvola, non lo so, devo vederlo per poter giudicare. Ci sono altre domande? C'è una signora. Disturbato, sì. Volevo sapere se veramente lei ha trovato qualcos'altro, cioè io non sapevo se il giudizio di mio padre era, io non ho ma c'era, io a un certo punto ho scritto di una specie di gemello agitato che Pertini si porta dentro e che sicuramente l'uomo aveva dei tratti caratteriali, emergono da numerose testimonianze, insomma, difficili da trattare, però era anche, come dire, l'uomo che in carcere soccorre Gramsci o che ha un grande feeling con gli anarchici che in quel momento non parlano con nessuno, e anche l'uomo che, quando la procura di Roma minaccia di arrestare i membri del Consiglio Superiore della Magistratura perché per una questione di cappuccini, cioè perché si pagavano i cappuccini a piedi lista, cosa che farebbe, come dire, i grillini li fucilerebbero, ma insomma era previsto dalla legge, tant'è che poi furono tutti assolti. Beh, Pertini va a presiedere una seduta del Consiglio Superiore e dice: se qualcuno vuole entrare qua dentro deve arrestare il Presidente della Repubblica. E
Pertini era stato condannato dai magistrati. Quando io vinsi il concorso di magistratura e fummo ricevuti da Pertini, lui ci fece una, ma non le strigliate di Cossiga, quelle ai cavalli, una strigliatona vera. Cioè, ma non vi mettiate in testa che per il solo fatto di aver vinto un concorso siate chissà che o chissà chi. Cioè, voi siete al servizio del popolo italiano. Io sono diventato Presidente della Repubblica dopo essermi fatto 15 anni di galera. In galera ho imparato molte più cose che nella vita esterna, e quindi anche voi, insomma, abbassate la cresta prima ancora di spazzolarvela. Parole che io non ho mai dimenticato, devo dire. Ci sono dei momenti in cui i gesti teatrali servono, e come se servono. Ci sono dei momenti in cui quella carica, diciamo anche eversiva, che Pertini aveva portato dalla sua vita, cioè da essere stato combattente in guerra, partigiano, prigioniero, uomo violento, a quella carica di violenza ammansita solo in parte dal rapporto con le istituzioni, beh, ci sono stati dei momenti in cui è stata una risorsa preziosa. Il centro-sinistra è nato in Italia, per giudizio unanime degli storici e dei politici, dopo il discorso di Pertini a Genova del 1960, che ha definitivamente seppellito ogni ipotesi di maggioranza a destra. E in Italia una maggioranza a destra non c'è più stata dal 1960 al 1994, e non è poco, non è poco, per chi crede ovviamente di stare da una parte. Poi è chiaro che i comunisti, è una dialettica che io ho in famiglia, quindi ne posso riferire benissimo, è chiaro che l'organizzazione più rigida, se volete più intelligente di partito che hanno avuto sempre i comunisti italiani, non poteva non era conciliabile con la retorica, anche con questo fondo anarchico a cui apparteneva Pertini. Io ne ho trovate di testimonianze come quella che mi avrebbe dato suo papà, ne ho trovate decine, da vecchi partigiani, da amici, da conoscenti, da politici, da qualcuna non l'ho neanche potuta riportare nel libro, perché va bene essere politicamente scorretti, ma ce n'erano alcune, diciamo, francamente da spendere in osteria, magari dopo se ci prendiamo un caffè, ma che scritte in un libro avrebbero gettato una luce brutta su una persona, ma brutta non perché lui avesse fatto delle cose brutte, no, cioè non erano cose brutte né da farsi né da dirsi, era la cultura di quel tempo incarnata da un uomo di quel tempo che stava dalla parte giusta. Oggi quella cultura noi ci fa, alcuni aspetti di quella cultura ci fanno inorridire, e quindi li rimuoviamo. Come rimuoviamo la difesa del posto di lavoro dell'operaio? Perché, no, per carità, no, cioè, difesa del posto di lavoro, l'operaio è un garantito, per cui adesso bisogna pensare ad altro, ai non garantiti, eccetera, eccetera. Così tante cose tenderemmo a rimuoverle, quindi non è che bisogna nasconderle, però insomma le si può sfumare, via. La signora crea problemi come tuo figlio. Eh? Ti crea gli stessi, gli presenti tuo figlio. No, ma mio figlio ormai è... Mio figlio ormai è su un altro... Con Andrea Pazienza l'ha messo a posto. Mio figlio è un rottamatore, io sono assolutamente con lui, lui è un rottamatore convinto, cioè basta. Parliamo un'altra lingua, un altro linguaggio, qualcosa del passato siamo riusciti a passargliela, ma non di più. Beh, è giusto così, giusto così. Il mondo è loro. Il tempo è il suo, infatti. Certo. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti, ringrazio soprattutto Giancarlo De Cataldo di essere stato con noi, e spero che tornerai a visitare per Mazzini a questo punto. E torniamo. Torna per vedere la scena. Per qualcuno più nuovo, ma avrei un'idea. Dio, vai. Sì. Buonasera a tutti. Vorrei fare outing di fronte a un magistrato. Noi a Savona abbiamo un problema terribile. Stai attento che ti registrano. Sì, sì. Stiamo riprendendo. Noi a Savona abbiamo da tempo un problema terribile. Noi non riusciamo a dare il nome di una via, di una piazza, di un luogo a Pertini. E ti spiego perché. Perché ogni volta che le amministrazioni comunali ricevono questa giusta e ovvia richiesta, naturalmente si mettono alla ricerca di un luogo. Ma i luoghi belli, diciamo, importanti, hanno già tutti dei nomi, no? E quindi è difficile
non so, decidere per esempio che quelli di Corso Italia non è più Corso Italia, è Corso Pertini, e però bisogna a quel punto fare a tutti quegli abitanti lì, fargli cambiare documenti, atti e quant'altro. Una tragedia, una cosa dalla quale non riusciamo da tempo a uscire. Ogni volta arriva una richiesta delle associazioni, un'altra volta l'amministrazione comunale va in difficoltà, succedono delle cose divertentissime, imbarazzanti. C'è il parco, vi diamo il nome al parco, no, quello c'è già il monumento di Garibaldi, non va bene, vabbè. Allora io ti volevo, volevo qui provare a prendere un impegno collettivo. Sì. No? Io penso che nel giro di un anno noi riusciamo a cambiare i documenti alla gente. No, riusciamo a fare una intitolazione importante a Pertini. Allora, io vorrei qui invitarti già per allora. Bello. E se vuoi, hai piacere in quell'occasione di venire anche tu, immagino che non sarai certamente l'unico oratore, perché credo che una roba di questo genere abbia anche un rilievo istituzionale, però se tu volessi in qualche misura venire a raccontarci magari il Pertini come ce l'hai raccontato questo pomeriggio e com'è quel libro lì, perché poi naturalmente ai savonesi fa piacere anche sentire quella cosa lì, no? Non sentire solo il Pertini ufficiale, ci farebbe molto piacere, quindi consideralo un invito da parte nostra. Allora riferirò e sì, dunque accetto, primo. Meno male che ti sei dato un anno e non hai detto entro il 21 aprile si fa, oppure tutti a casa, perché sarebbe stato un po' angosciato, l'avrei considerato un po' angosciante. No, io sono di quelli pre-rotamazione. Ah, benissimo, perfetto, vabbè, ci avevo capito. C'ho pochi anni meno di te. Quindi mi esimi dal portare questa richiesta che veniva oggi da Stella, cioè glielo dica anche lei, ma è possibile che non abbiamo neanche un loculo per Pertini. Ma io sapevo, vedi, ho fatto anche benissimo, prima. Benissimo, benissimo. Allora ci rivedremo in piazza Pertini, basta che non sia un cimitero, perché lui farebbe così, come i napoletani. Come grazie. Napoletani, grazie a voi. Fermo. Scusa, può passare di qua? Ah, assessore, grazie. Tu non hai idea, ti volevo dire che era una cosa che mia, però una cosa che ha uscito la stagione di oggi, ma adesso sei una parte del prossimo che si entra nella 18. The name on everybody's lips is gonna be Roxy. The lady raking in the chips is gonna be Roxy. I'm gonna be a celebrity that meets somebody everyone knows. They gonna recognize my eyes, my hair, my teeth, my boobs, my nose. From just some dumb mechanic's wife, I'm gonna be Roxy. Who says that murder's not enough? And who, in case she doesn't hang, can say she started with
Take me.